bloccato momentaneamente l'audio. Aspettiamo 5 minuti che si colleghi un po' di gente.
Benvenuti, benvenute a tutti, buonasera, benvenuti nella sede, almeno virtualmente, qui di Fantalica, per il quarto incontro con il nostro format Mai Artistico da Fanno. Questo format fa parte del progetto Spazi e Giovani, che è un progetto dell'associazione Fantalica, vincitore del bando Culturalmente 2020 della Fondazione Cariparo, che chiaramente ringraziamo per il supporto. Il format Ma gli artisti cosa fanno? Come dice il titolo, ha proprio lo scopo di incontrare gli artisti del territorio e in particolare gli artisti particolarmente attivi nell'arte pubblica, nell'arte partecipata, perché uno degli scopi di Spazi ai Giovani è proprio quello di utilizzare l'arte nello spazio pubblico. Spazi ai giovani perché il nostro principale interlocutore sono i giovani dell'area della Bassa Padovana e in questi giorni appunto abbiamo incontrato diversi ragazzi facendoli incontrare con gli artisti. Abbiamo visto che appunto molti non sanno cosa fanno effettivamente gli artisti e quindi abbiamo deciso di creare questo piccolo format di incontri che si intitola Ma gli artisti cosa fanno? Con me c'è Giorgia Noventa alla regia e introduciamo l'ospite di questa sera che è Tony Gallo. Buonasera, buonasera. Ben arrivato Tony. Ciao, ciao ragazzi, ciao a Ciao, tutti. eccoti Ciao ragazzi, ciao a tutti. qua. Grazie dell'invito. Appunto, in questi giorni abbiamo incontrato diversi artisti che si occupano di fotografia, di musica, di videoarte. E oggi, anche nel prossimo incontro, incontriamo due invece street artist. Oggi abbiamo appunto l'incontro con Tony Gallo, che tra pochi minuti prenderà la parola per presentare il suo lavoro. E ovviamente vi invitiamo tutti a intervenire se volete tramite appunto la nostra pagina Facebook, scrivete pure i vostri commenti, le vostre domande e noi man mano le leggeremo e le passeremo al nostro ospite. Come le altre volte, se vuoi la presentazione, io parto facendo una piccola introduzione, presentando alcuni artisti che si sono occupati negli ultimi anni di arte pubblica e partecipata. Ho parlato di Maria Laio e di Joseph Beuys. L'ultima volta abbiamo parlato dei Mogwai, di Radiohead, di Bjork, invece il loro ruolo nella musica, nell'apertura verso un'interlocuzione con il pubblico. Oggi vorrei parlarvi di due artisti che invece lavorano sullo spazio pubblico proprio della città. Il primo è Félix González Torres, è un artista cubano che ha vissuto poi principalmente negli Stati Uniti e il lavoro di cui parlo oggi è Untitled del 91. Come potete vedere dalle immagini, cosa ha fatto Félix Torres? Ha installato in giro per New York 24 pannelli lì dove solitamente ci sono delle insegne pubblicitarie. Questi 24 pannelli riportavano tutti la stessa immagine, che è questa che vedete, in diverse città, in diverse zone della città, da Manhattan ai sobborghi. L'immagine ritrae appunto questo letto in cui è evidente la presenza, anzi l'assenza, di due corpi. Non c'è alcuna slogan pubblicitario, non si vende niente in questo caso. Ed è stato questo il suo intervento ora non vado a fare un'analisi che non mi spetta, ma insomma è evidente la sua volontà di mettere in pubblico il privato. Questa immagine che è molto forte di assenza, infatti, è la foto del giaciglio in cui viveva col suo compagno un anno dopo la sua morte. Un altro tipo di intervento, questo è un altro di cartelloni. Un altro tipo di intervento, sempre di un artista che si occupa in qualche modo di affissioni, è quello di JR con il progetto Inside Out.
anche lui appunto, lui lavora qualche anno dopo, nel 2000, parte da diverse affissioni finché inizia a coinvolgere sempre di più le persone, chiedendogli di aiutarlo ad attacchinare, fino ad arrivare a questo progetto che si chiama Inside Out, in cui decide proprio di mettere in primo piano le persone e i loro ritratti. Quindi è un progetto che nasce e proprio con l'obiettivo di diffondersi e di poter arrivare in diverse città. Infatti riesce ad arrivare da Manhattan, alle favelas, e in tutti questi casi c'è la faccia dei residenti. Quindi tra diciamo, un voyeurismo invece l'affermare la propria presenza all'interno del quartiere. Ad esempio, questa è una foto del muro che divide Israele e la Palestina. Chiaramente queste espressioni cercano di mantenere un rapporto umano tra i due lati, fino ad arrivare all'ultimo esempio, che è proprio qui a Padova, da dove stiamo parlando, che è stato fatto per Padova Capitale Europea del Volontariato. In questo caso qui è stato aggiunto un piccolo barcode in modo che si potesse ascoltare poi la storia di ogni volontario che aveva partecipato al progetto. Ecco, questi sono solo due esempi, due opere velocemente per farvi vedere come alcuni artisti cosa fanno e cosa hanno fatto nella storia, insomma, dell'arte contemporanea. Passiamo ora al nostro ospite, Tony Gallo. Gli lascio la parola per una sua presentazione e dopodiché nel frattempo raccogliamo le domande e poi facciamo altre due chiacchiere insieme. Prego, Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per questa possibilità di poter parlare in questo momento storico. Diciamo che è un po' il nostro specchio verso le persone, anche verso le fare queste persone, anche interviste, poter per fare queste interviste, metterci in gioco non come facevamo prima, non come facevamo come prima, faremo tra molto poco, come faremo parlare tra molto direttamente con le poco, persone parlare direttamente con le e avvicinarsi mondo, con la nostra col nostro arte mondo, con la nostra e lavorando all'occhio di tutti, ma anche di interviste, fare queste interviste e tenere sempre tutti quanti sul punto della situazione. Sul punto della E mi piace sempre un po' fare una piccola introduzione per arrivare al mio percorso artistico, raccontando un po' quello che è il mio percorso di vita. Diciamo, ho è sempre stata la mia grande passione, Sin da bambino, sin da bambino, io dico sempre, facevo tra le io discipline, sempre, facevo lo tra skateboard discipline, e il disegno, questo qua era un po' il mio mondo, io mi richiudevo un po' in tutto questo. Poi la musica poi è arrivata la musica, è arrivato il momento di poter provare a sviluppare quest'arte che la musica diciamo che è un po' un'arte anche questa qua di suonare anche di arrivare alle persone come può essere quello quello là del mondo dell'arte dell'arte contemporanea che cerco di fare Il mio percorso da musicista è durato abbastanza, è durato io dico sempre l'arte si avvicina molto perché è un'arte che arriva anche sulle gallerie e lavorando sugli spazi pubblici è un po' come il suonare, suonare in una prove, stanza registrazioni e fare registrazioni e fare suonare e fare dipingere e diciamo dipingere sui muri per arrivare un po' alle persone tutto quanto. Il mio percorso a musicista è durato parecchio, io ero un po' il parecchio compositore della band, sciolta la band mi è sciolta la mancata band, un po' mi è quella mancata parte creativa e allora ho detto ma perché no, riprendo allora ho detto un po' ma quella perché no, passione che avevo da riprendo un po' bambino quella che avevo passione da che bambino inizio a comprare e dei colori sperimentare dei colori anch'io dove volevo parare.
ho iniziato a dipingere, ho iniziato a sperimentare con varie tecniche, tutto quanto autodidatta, utilizzando anche delle tecniche diverse, con dei colori che già erano utilizzati in diverso modo. Questo mi è servito molto anche per capire dove volevo ho cercato di creare un mio linguaggio, un mio percorso, un muro da battere, capito che dovevo sempre raccontare una storia nuova, qualcosa da raccontare, agli occhi di chi la guarda va a dire qualcosa. Avete qualche domanda da farmi? Vabbè. Ok, una cosa che ho scoperto anch'io, diciamo, lavorando, impegnandomi su questo lavoro qua, è il dover disegnare anche per capire dove indirizzarsi, dove portarsi, che tipo di tecnica utilizzare, che tipo di esprimere quello che si vuole esprimere sui
sull'arte in generale. Tanta passione ci vuole, è giusto iniziare con umiltà. Sì, di abbassare un po' il suo. Sì. Se puoi abbassare un pochino il tuo volume, Tony, perché c'è un po' di il mio volume della regia. Ok. Sì, poi ho urlato un pochino, quindi. Perfetto, grazie mille. Bene. Sì, appunto, dicevi che appunto c'è una responsabilità nell'agire nello spazio pubblico. E, appunto, ci puoi raccontare magari qualche episodio di come sono state, come vengono poi prese le tue opere? C'è qualche caso positivo e qualche caso magari negativo in cui invece la comunità magari non l'ha presa così bene? Quindi anche a chi non piace magari un piace, magari di genere artistico, dice sì, però è ottima, quindi l'esecuzione è ottima, quindi un buon lavoro, e questo qua ha riqualificato
utilizzare anche tante volte sono chiamato dai comuni per riqualificare delle zone grigie, riqualificare delle zone grigie, anche perché in questo momento come dicevo la street art pubblica sta spopolando, quindi sempre più comuni ci chiamano per poter lavorare, sempre più privati, quello che sono i oltre a quello che sono i ci sono dei festival street art, ci sono dei festival street art proprio per il basso livello, proprio per chiedere i borghi che sono lasciati fine a se stessi, lavoro spesso in Calabria, al sud in Calabria, c'è questo festival che ogni anno si impegna a colore in questi borghi, in queste città, in queste zone, in queste città, in queste zone. Responsabilità sia della pista da parte anche di chi va a organizzare portare un certo livello un certo risultato anche per la gente, anche perché arriviamo su borghi dove le persone sono proprio anziane, dove le persone sono proprio anziane, invece magari sono le persone prime che giudicano positivamente i nostri lavori, i giovani sono un po' più distratti, è normale, cioè io da normale la gente è sempre più sensibile a questa cosa. D'accordo, solo un attimo, stiamo cercando di risolvere il problema con l'audio, certo, perché c'è un ritorno che non riusciamo a eliminare. Certo. Parlate con due. Eccomi qua, ciao, pronto. Eccomi qua, ciao, pronto. Prova. Mi sentite? Perfetto, allora, abbiamo risolto. Volevo farti a proposito di interventi, volevo chiederti se ci racconti un pochino del un po' l'intervento che hai fatto al Silos, al Central Park qui a Padova, in cui in questo parcheggio multipiano nella zona delle dietro la stazione, quindi una zona non proprio diciamo centrale o non particolarmente insomma rinomata della città, in cui appunto è apparso questo grande personaggio, e se mi racconti anche la storia in cui avete aggiunto a un certo punto addirittura un pezzo per superare il limite di gente che eravate, come nasce, certo. Certo, come si è sviluppato, certo. Poi. Certo. Allora, quello che è la zona Arcella di Padova, cercando di migliorarla, ma più che migliorarla, di dargli voce, anche perché l'integrazione è andata sempre per i massimi, e in questo momento siamo super integrati, forse a volte siamo noi degli extracomunitari che arrivano. Il progetto è nato con Arcella Town, con l'idea, e poi il comune di Padova ci ha aiutato in tanti, ci ha aiutato Natura anche a
tirare su un po' di soldi anche per poter realizzare quest'opera, anche perché tante volte uno dice sì, però state tirando su dei soldi per un'opera che è un regalo e invece noi mettiamo i soldi. Ok, però per poter eseguire un'opera di quelle dimensioni, mi sembra 24 metri per 7, 8 metri, 9. Ci vogliono delle basi perché bisogna noleggiare una piattaforma, bisogna comprare del colore, bisogna organizzare un po' tutto quanto, anche quello là che è a livello mediatico, per farlo, per dare la risonanza giusta. E ci siamo messi tutti insieme perché ci stiamo aiutando molto, come ti dicevo. Per riqualificare il quartiere della Cella, ci siamo messi tutti insieme e abbiamo fatto un crowdfunding dove in penso 2-3 giorni abbiamo tirato su la cifra che ci serviva per coprire queste spese, e abbiamo realizzato quest'opera. Abbiamo realizzato, perché mi sembra giusto dire abbiamo realizzato, nonostante io sono l'esecutore, però siamo state in tante teste a pensare di portare del colore e dare voce, anche sai, un po' più che voce è urlare, ci siamo, urlare, stiamo facendo qualcosa, in quello spazio che era uno spazio grigio, uno spazio lasciato un po', ma non lasciato allo sbando perché è funzionante, funziona molto bene, però è visto male dalla gente, diciamo, tra virgolette. È bello perché è alle porte del centro, è all'inizio di quello che può portare, che si può arrivare dalla parte della Cella in centro, è in stazione, è bello perché è molto grande, quindi si nota. E proprio per questo ci è balzata un attimo l'idea di prolungare un po' la sua dimensione, anche perché nel mio bozzetto principale, per dare le giuste dimensioni, la giusta proporzione, ho dovuto tagliare i palloncini che si vedono alla fine dell'opera, lasciando quel vuoto che poi siamo riusciti a colmare prolungando e saldando un'altra lamiera e facendo sì che c'è queste sagome, proprio dei palloncini come veri e propri, e farli uscire un po' anche per dare il volo a questo soggetto. Perché dare il volo? Perché l'opera, il significato dell'opera è proprio poter viaggiare, poter vivere, poter muoversi tranquillamente all'Arcella senza nessunissimo problema. E posso dire la verità, è un progetto che è ben riuscito, perché dopo quello là sono nati tantissimi altri progetti nel quartiere Arcella, e questa è riqualificazione, questo è abbattere un po' il degrado, diciamo, per quello che possiamo dare noi con l'arte, e l'Arcella si sta colorando. È un impegno molto grosso, perché ci vuole una giusta responsabilità anche su questo. Come dicevo prima, bisogna voler bene al proprio quartiere, e voler bene non solo proprio questo quartiere. L'estate scorsa ho lavorato a Taranto su un quartiere che è Paolo VI, un altro quartiere chiamato da tanti quarteraccio, che siamo arrivati noi con la street art, abbiamo portato il colore e quel quartiere ha iniziato a prendere vita, è iniziato a essere visibile da tutti, a farsi notare, okay? Cosa che prima tanti quartieri degradati sono degradati perché la gente li lascia nel loro degrado. Ottimo, sì, grazie. Sicuramente a volte basta dare magari una seconda possibilità a certi posti per Bella, vederli seconda con possibilità, occhi giusto. diversi. Alcuni commenti dal pubblico, a parte complimenti, disegni, bellissime storie. Marco Callegari ci chiede: perché fai opere con uomini con il becco? Ha un significato particolare? Grazie e complimenti. Grazie mille per i complimenti, servono sempre per
per l'autostima e per poter andare avanti in questo percorso, anche perché i momenti sono quelli che sono, lo sappiamo tutti, stiamo vivendo questo momento e non è facile come per tanti altri. Io mi sento un privilegiato perché ho la fortuna di lavorare in studio e chiudermi studio e preparare dei lavori che poi verranno fuori prossimamente. Però capisco anche la situazione che tanti stanno facendo fatica. Perché il becco? Il becco è uno dei loro travestimenti. Diciamo che ultimamente lo sto mettendo un po' meno, anche perché non mi piaceva l'idea di essere riconosciuto come l'artista del becco. Perché? Perché il becco è nato in un mio percorso artistico dove in un momento ho fatto una mostra e l'ho chiamata Pensavo di poter volare. E l'idea di pensare di poter volare per i miei soggetti è potersi mettere un becco e sentirsi un uccello e volare. Ma perché non poterlo fare, io dico, anzi loro dicono. Ma il volare, che non deve essere per forza il volare inteso come il volo, ma inteso anche di viaggiare con la fantasia. Io in primis vivo molto questo perché sono coperto da tatuaggi e anni fa, perché ormai è diventato anche quello alla portata di tutti, anni fa ero visto magari diversamente da tanti altri miei coetanei proprio perché avevo i tatuaggi. E io dicevo, ma perché ho i tatuaggi? Sono sempre io, non cambia niente, ok? Come mi vesto, cosa mi piace, tutto quanto. Quindi il becco è uno dei loro travestimenti questo travestimento. Loro col becco pensano di poter volare anche con l'immaginazione. Ottimo, mi sembra chiarissimo. Un'altra domanda è arrivata da Sofia, che ci chiede: qual è stata la cosa che ti ha fatto capire che la musica non era più il percorso adatto a te? Ok, allora, di là diciamo che io suonavo in una band e come si sa eravamo cinque teste e cinque persone che o la pensavano, la pensavamo tutti quanti allo stesso modo, anche se devo dire la verità, però non è facile sempre andando avanti con gli anni a portare avanti un'idea comune. E poi qualcuno del gruppo lavorava, io lavoravo e facevo magari fatica anche a fare dei concerti che invece facevo finivo di lavorare, partivo, andavo a suonare magari anche a Milano, tornavo quasi mattina e ritornavo a lavorare il giorno dopo subito, ma è una cosa che fai se hai passione. E poi facevo un genere particolare che era un hardcore metal, un genere di nicchia qua in Italia, e anche quello là ci ha un po' limitati. Sono arrivati altri generi musicali magari che hanno preso sopravvento e noi facevamo fatica a comunicare. E un'altra cosa, non c'erano i social network, che è una cosa che sembra banale, però anche nel mondo della street art noi adesso artisti abbiamo questa fortuna, ma come noi artisti, come tantissimi altri, come i musicisti veri e propri, è un biglietto da visita momentaneo, cioè diretto verso tutti, capito? Pubblichi una foto, pubblichi una canzone e arrivi molto più facilmente ed era più facile. Una volta era molto più difficile, i club facevano sempre più fatica a rimanere in piedi perché poi arrivava magari il DJ che da solo ti metteva sulla musica e veniva pagato un quarto di una band e poi dopo, come abbiamo visto, anche il panorama underground musicale dei club è un po' sparito e l'abbiamo deciso di scioglierci e è stata dura, molto dura, anche perché fortunatamente ci siamo sciolti bene e con il resto della band ci sentiamo ancora adesso tutti i giorni, siamo grandissimi amici o cosa. A me mi è mancata quella parte di compositore
che era proprio arrivare in sala prove con un pezzo e svilupparlo con gli altri e farlo crescere e renderlo concreto con il resto della band. Però la musica è rimasta nel mio cuore e se ho bisogno di disegnare, tante volte prima ascolto della musica e quello mi dà il via al disegno. Ottimo. Ultima domanda, progetti per il futuro? Allora, progetti per il futuro, sì, diciamo che non, è logico che in questo periodo ci siamo fermati, tra virgolette, no? E anche i lavori che dovevo fare, io dovevo già fare 4-5 murales quest'anno e sono stati portati tutti più avanti, ma proprio per avere, perché possiamo farlo, però non abbiamo un riscontro col pubblico in questo momento. E questa cosa qua invece è parte integrante di un'opera d'arte pubblica. E, io adesso da qua a fine anno 7-8 murales da fare, partecipare a 5-6 Festival di Street Art, dove andrò a fare queste opere. Ho studiato molto sul disegno e su quello che vorrei portare nei prossimi, da qua più avanti, anche sulle tele. Infatti, vorrei portare una mostra qua a Padova, diciamo, è casa mia ed è da un po' di anni che non si fanno mostre proprio perché ha preso sopravvento il murales e si è perso un po' quello là che può essere anche la mostra dove può andare a vedere chiunque, dove possono passare gli appassionati e dove si può capire anche qualcosa da più vicino e da più piccolo, tra virgolette. E ho questi progetti qua, poi dopo sono tra virgolette pieno di progetti perché vorrei riuscire ad avere anche più tempo per poter fare delle sculture oppure poter fare anche delle installazioni che sto preparando. Ottimo, bene, io intanto invito tutti quelli che ci hanno seguito, mi scuso intanto per qualche problema tecnico che abbiamo avuto con l'audio, ma purtroppo non siamo riusciti a risolverlo così velocemente come speravamo. Invito intanto appunto chi adesso dovrebbe riuscire a sentirci bene a visitare la pagina del progetto che è spaziogiovani.fantalica.com. Dove troverà tutte le informazioni appunto sul progetto. In particolare è diviso in tre parti: c'è una prima parte che si chiama Sfide, una seconda parte Cantieri Creativi, e poi ci sarà un festival diffuso che sarà fatto il prossimo anno nel 2022. Invito in particolare i ragazzi dai 15 ai 25 anni della Bassa Padovana a partecipare a Sfide. Che è aperto ancora per circa 15 giorni. Cosa chiediamo? Chiediamo di poter darci delle idee, dei posti che i ragazzi vorrebbero vedere rigenerati o dei posti nella natura che vorrebbero vedere valorizzati o anche, perché no, delle tecnologie che secondo loro potrebbero essere applicate nel loro territorio. È molto semplice, basta andare nel sito appunto come vi dicevo spaziogiovani.fantalica.com, scendendo ancora un pochino, eccola qua ci sono le tre aree in cui si può partecipare, quindi i luoghi da rigenerare nella propria città, le nuove tecnologie e la natura fuori dalla città. Partecipando, semplicemente mandando la propria idea, scrivendo alcune righe su queste domande, c'è la possibilità innanzitutto di vincere alcuni buoni da spendere nei negozi di Est in Centro, che ringraziamo il nostro partner, che non fanno mai male, ma soprattutto saranno degli input
per gli artisti che andranno a lavorare a partire da queste idee. Gli artisti sono Giovanna Marin, Quatrien Paysage e me. Quindi ringraziamo di nuovo Tony, che salutiamo di nuovo e ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi. E, insomma, grazie, ci grazie vediamo mille. In giro per la città, ci vediamo presto, insomma, di nuovo operativi. Presto, grazie mille.